Insieme fanno 21 anni di consiglio comunale, due colonne del civico consenso. Gianluca Buzzaniti da 13 anni in consiglio, eletto a Caltanissetta e Toti Petrantoni da 8. Hanno scelto Fratelli d'Italia come partito di appartenenza, entrambi provenienti da esperienze politiche di area sempre di centrodestra. Petrantoni con Caltanissetta protagonista e Bruzzaniti eletto alle ultime amministrative nelle file dell'UDC. Una conferenza stampa di presentazione a Palazzo del Carmine talmente affollata che è stato necessario chiedere in via del tutto eccezionale la sala consiliare per rispettare il distanziamento. Una scelta che non lascia margini, quella di adesione al partito di Giorgia Meloni. Dunque, il partito anche in provincia si prepara alle prossime regionali. Salutiamo con grande piacere, con grande favore l'ingresso di Toti Petrantoni e di Gianluca Bruzzaniti, che sono due ottimi elementi con grande esperienza politica e che hanno aderito al nostro progetto per costruire a Caltanissetta, insieme a tutto il partito, un'alternativa all'attuale amministrazione comunale. Sarà un'opposizione ragionata, ha detto Gianluca Bruzzaniti. Col consigliere Petrantoni ci confronteremo quotidianamente sulle tematiche, fermo restando che noi il nostro lato di campo lo abbiamo già scelto ed è quello di destra. Partendo da questo presupposto, chiaramente in base alle tematiche, in base alle argomentazioni trattate quotidianamente in Consiglio Comunale, ci confronteremo tra di noi, ci confronteremo col partito e cercheremo di individuare l'intervento migliore da poter votare anche in aula. Il Movimento 5 Stelle ha valutato l'opportunità di interagire con noi per diciamo, invertire la tendenza amministrativa di questa città. Abbiamo riflettuto, abbiamo valutato in maniera serena anche con i vertici del Movimento 5 Stelle, dopodiché noi abbiamo la nostra testa, la nostra ideologia, la nostra appartenenza. Abbiamo ritenuto molto più importante fare un passo indietro per coerenza. Né rimpianti né rimorsi per Toti Petrantoni, che lascia Caltanissetta protagonista con una lunga lettera scritta da Michele Giorratana che gli augura buona fortuna. Amico mio. Era già qualche anno che Fratelli d'Italia in qualche maniera mi corteggiava e io guardavo spesso e guardo, ho sempre seguito il partito di Fratelli d'Italia a livello nazionale soprattutto e quindi era una conseguenza naturale, come ha detto bene lei. Sarà un'opposizione che cambierà nei contenuti e nelle modalità o no? Ma credo no, perché comunque l'opposizione che il sottoscritto con il precedente gruppo, con Caltanissetta protagonista, ha portato avanti in questi anni è stata sì una opposizione a volte dura e pura, come si dice, o comunque intransigente, che ha alzato anche a volte i toni quando è stato giusto farlo, ma sempre nei contenuti e sempre comunque propositiva, quindi non credo che cambierà tanto il mio modo di interfacciarmi con l'amministrazione. Rimorsi o rimpianti nei confronti del suo vecchio gruppo, Caltanissetta protagonista? Non rimorsi, non rimpianti, ma solo ringraziamenti.